Serata di terrore martedì sera ad Hannover per un allarme bomba rivelatosi poi abbastanza credibile. In un primo tempo era stata cancellata allo stadio la partita di calcio amichevole Germania-Olanda, mentre la cancelliera Merkel stava arrivando allo stadio quando è stato annunciato lo sgombero. È stata portata in sicurezza così come la nazionale tedesca. Poi un altro allarme bomba ha fatto chiudere la stazione centrale per almeno 3 ore. Contemporaneamente poi era stata evacuata un'arena concerto, ma poi l'allarme è rientrato. Il ministro della Sassonia ha detto che non è stato compiuto nessun arresto né è stato ritrovato esplosivo. Il suo omologo nazionale de Maizière ha detto che è stata una decisione presa con molta difficoltà perché erano in pericolo non soltanto la Germania, ma anche l'Europa intera.